Alberto, per iniziare ti volevo chiedere semplicemente di raccontarci cos'è Innovit e magari darti lo spazio anche di presentarti ai nostri ascoltatori. Certo, ciao Camilla, piacere di essere qui con voi oggi. Io sono Alberto Accito, sono il direttore qui del centro di innovazione ad Innovit. Innovit è innanzitutto direi lo definirei come una porta di accesso per le nostre start-up, per le nostre imprese qui negli Stati Uniti in generale e in particolare in Silicon Valley. E chi ci segue sui social media, su Instagram, LinkedIn, ha visto sicuramente sia io che Ines venire ad Innovit, camminare nel vostro, come dicevi, anche nel vostro luogo bellissimo, che è anche un co-working. Ma la cosa più interessante di Innovit è che avete proprio dei programmi per founder italiani che vogliono avere un'esperienza breve, ma almeno un modo di arrivare in Silicon Valley e avere un po' un network di supporto. Quindi ti volevo chiedere se ci puoi raccontare effettivamente cosa fa Innovit per questi founder che sono interessati a venire in Silicon Valley. Assolutamente, Innovit è certamente un biglietto da visita del paese, nel nostro paese, negli Stati Uniti, in Silicon Valley, lo dicevo prima, è uno strumento di supporto alle imprese, alle grandi. Non a caso abbiamo appena aperto l'ufficio di Open Innovation di Italgas, alle regioni, alla pubblica amministrazione anche locale, la regione Toscana ha appena annunciato un outpost e sarà qui i primi di dicembre con una delegazione di startup, ma è fondamentalmente un luogo a servizio del nostro sistema del venture capital e delle startup, sistema che ha bisogno di supporto perché abbiamo un gap rilevante in termini di distacco dagli altri paesi e dal sistema dell'innovazione che Innovit poi alla fine come strumento ha l'obiettivo di cercare di ridurre. Quindi, come lo facciamo? Concretamente attraverso dei programmi di full immersion, dei veri e propri bootcamp intensi, durano 2 settimane e li replichiamo ogni 2 o 3 mesi, dedicati a dei settori verticali, e che vedono il coinvolgimento, questo è un tema che mi sta parecchio a cuore, soprattutto della nostra comunità italiana, o degli americani che vogliono in qualche modo dare il cosiddetto give back al nostro sistema imprenditoriale, alle nostre start-up, alle nostre giovani e ai nostri giovani. Perché infatti li coinvolgiamo durante i programmi stessi. Sono 2 settimane dalle 9 di mattina alle 9 di sera, estremamente intensi, che si lavora dalla mattina alla sera, coinvolgiamo in ogni programma circa 70 tra mentor, esperti, formatori, in workshop applicativi o semplicemente in delle sessioni one to many. E poi ovviamente c'è il Demo Day che rappresenta come sempre il momento finale in cui si cerca di applicare quello che si è appreso. Demo Day a cui partecipano tipicamente 150, quindi siamo al limite della capienza di Innovit, 150 persone, molte delle quali ovviamente investitori e aziende della Silicon Valley. L'obiettivo di questi programmi qual è? È soprattutto quello di trasmettere alcuni strumenti, per esempio iniziare a essere un po' più a proprio agio nella negoziazione dei term sheet con i venture capital stranieri, dei workshop applicativi dedicati a aspetti anche legali magari, ma soprattutto c'è un tema di mentalità imprenditoriale, apertura al rischio e soprattutto la possibilità di sviluppare un network fuori dall'Italia. Cos'è la lezione più importante che volete che poi chi partecipa ai vostri programmi porti a casa in Italia? Ti rispondo attraverso l'ultima sessione nella giornata di decompressione, come la chiamiamo. Nel pomeriggio del venerdì chiediamo a tutti di riunirsi insieme in cerchio e di scrivere su 3 post-it e di scrivere su ogni post-it una parola che rappresenta l'emozione in qualche modo o lo stato d'animo alla fine e al termine di queste 2 settimane molto intense. E le parole che sono più frequenti sono tipicamente quella di essere ispirati, quindi la parte di ispirazione, l'energia e il senso della possibilità. Ed è quello che poi vogliamo lasciare agli imprenditori e alle imprenditrici al rientro in Italia, cioè il senso della possibilità.
l'idea che quel progetto a cui stanno lavorando ora ha più opportunità di essere realizzato e soprattutto l'atteggiamento di apertura al rischio è quello che ovviamente conoscete bene, l'apertura anche un po' al senso del fallimento come occasione per crescere e per migliorare. E ti faccio la domanda che sono sicura, anzi, che tutti i nostri ascoltatori ci fanno quando parliamo un po' di italiani in Silicon Valley. Qual è effettivamente poi il valore che uno si porta a casa? Abbiamo parlato di mentalità, ma so che molti chiedono, posso trovare partner commerciali? È possibile trovare investitori? A cosa devo pensare prima di prepararmi a un viaggio in Silicon Valley? Cosa effettivamente posso sperare di raggiungere in 2 settimane, insomma, nel nostro programma di 2 settimane, ma anche magari decidendo di rimanere più tempo? I full immersion di Innovit sono dedicati a startup che sono già sul mercato e quindi certamente non sono idee o concetti, ma sono già neanche prototipi, hanno già una validazione sul mercato tipicamente in Italia. E quello che facciamo è di settare le aspettative, di non pensare di venire in questo programma portandosi a casa un investimento. Da venture capital americani. Per riuscire a convincere un investitore americano a investire in una startup italiana, il tema della validazione del mercato e della possibilità che questo mercato sia globale è fondamentale, è strategica. Molte delle startup che arrivano, infatti, hanno ancora una validazione in Italia. Per cui quello che suggeriamo, quindi rispondendo quindi al tema dell'accesso al mercato, è di costruire un piano che attraverso una serie di passaggi permetta loro di incominciare ad approcciarsi al mercato americano, per ad esempio testare i propri prodotti, le proprie soluzioni, con dei clienti qui negli Stati Uniti, magari iniziando partendo da clienti italiani che hanno sede anche negli Stati Uniti e quindi attraverso piccoli passaggi che sono anche tattici, e che ovviamente dipendono dal settore, dal mercato, dall'industria. Quindi non c'è una regola che vale per tutti, permettano loro di presentarsi poi nelle fasi successive a investitori americani con maggiori KPI, con maggiori numeri alle spalle. Altrettanto importante è il fatto che alla fine questo è un processo che ha le sue dinamiche e che in ultima istanza potrebbe prevedere anche la creazione di una sede negli Stati Uniti, ma non necessariamente. Ci sono tanti modi per aprirsi al mercato americano. C'è il modello del licensing, ci sono i canali indiretti di distribuzione. Entrare sul mercato americano non significa necessariamente aprire una sede o correre e considerare l'apertura della sede come primo passaggio. Anzi, in alcuni casi rappresenta addirittura un rischio, anche perché si tratta di un mercato estremamente costoso. Quindi è un processo che vede alcuni passaggi e cerchiamo in quelle 2 settimane di trasmettere questi contenuti. E in ultimo, quello che è emerso di nuovo tornando al mondo del post-pandemico è che oggi il modello del dual company, come si chiamano, come si chiama, che prevede di mantenere ingegneri e ricerca e sviluppo, back-end in Italia, oggi è considerato un valore, una grande opportunità. Proprio perché, come dire, i modelli diciamo, di lavoro distribuito e di team distribuiti in tutto il mondo permettono alle imprese, alle startup italiane proprio di costruire anche modelli organizzativi più efficienti e anche più flessibili. E questo viene apprezzato dagli investitori. Ti faccio l'ultima domanda importante, che è chiederti come possono i nostri ascoltatori, se sono interessati o fare application per uno dei vostri programmi, o come dovrebbero pensare ad Innovit, vi possono scrivere se stanno venendo a San Francisco, insomma, quali sono i modi per accedere alla vostra organizzazione? No, ti ringrazio perché mi dai la possibilità ovviamente di fare il mio pitch. Per chi volesse conoscere e sapere di più, il sito è www.innovitsf.com dove ci sono tutte le informazioni sia per connettersi, soprattutto partecipare alle call che per il prossimo anno sono previste essere 6.
in settori verticali che vanno dal life science all'intelligenza artificiale generativa fino all'aerospazio. E sul sito ci sono tutte le informazioni per mandare la propria registrazione. Selezioniamo 15 startup early stage e 15 scale up, quindi in totale sono 30 le imprese che arrivano in ogni batch qui a San Francisco ad Innovit. E quindi un in bocca al lupo e spero che tanti che seguono il vostro podcast possano registrarsi. Lo speriamo anche noi, grazie mille Alberti per averci raccontato la realtà di Innovit e lo ripeto, è stato un piacere scoprirla ed è bello sapere che esiste questo ponte tra l'Italia e la Silicon Valley perché penso che effettivamente scambiare le nostre visioni di fare impresa tra due paesi che sono fondamentalmente diversi ma con tante cose in comune è una bellissima missione e speriamo anche noi che più italiani abbiano accesso a questo mondo. Quindi grazie Alberto. Grazie, grazie a te Camilla, Ines, complimenti in bocca al lupo anche per il vostro progetto, per il vostro podcast e vi aspetto ad Innovit la prossima occasione. Ciao a tutti.